Carissime amiche e carissimi amici, buongiorno dal vostro caro Giocherellone che oggi vi porta Vladimir Brutal, un gioco che sta avendo un successo non da poco, pensate un pochettino, su Twitch. Soprattutto su Twitch, un gioco molto particolare dove questo soldato praticamente speciale alternerà momenti di combattimento contro soldati e contro esperimenti biologici, pensate un pochettino, quindi veramente un titolo molto molto bello. Andiamo a vedere, vedete il livello di difficoltà, vedete molto simile a Doom, praticamente con queste tre schermate. Ovviamente il livello di difficoltà, come si chiama? Normale, facile e brutale, pensate un pochettino, con i vari aspetti di Vladimiro, pensate un pochettino, Vladimiro il russo che combatteva contro l'esercito, un esercito brutale, di nuovo al lavoro con Vladimiro. Vladimiro infatti è un ragazzo che va sempre a lavorare ogni giorno per mettere a tavola la pagnottella di, per mandare la mamma. Ed eccolo qua, il presidente: cittadini, capisco la vostra rabbia, presidente, la situazione nel paese è piuttosto tesa, purtroppo vedete cosa sta succedendo, si stanno sparando, spero che lei riesca a capirmi, a mettermi nei miei panni. Si sono d'accordo, a volte si devono usare metodi crudi, vedete, sono situazioni molto brutte, graficamente molto molto gradevole. Questo gioco stanno uccidendo le persone che vedevano la televisione, vedere troppo la televisione fa male. Graficamente molto bello, stanzette alla Silent Hill senza finestre, pensate un pochettino, assurdo davvero. Grazie per la comprensione, Vladimiro è stato messo in carcere, sta leggendo un libro, sta passando il tempo facendo le riflessioni, è sempre pronto ovviamente a cercare di smettere di agire con le sciocchezze. È arrivato il bombolone, il pelatone. Gavriuscia, guarda, un'idea, come ben sai al lavoro ti viene data una torcia elettrica, pensa un pochettino, perché ne so, ne te la danno, ma prova a tirare fuori una batteria da una torcia elettrica e vedi che cosa puoi fare con la torciariella, pensa un pochettino, e portalo tranquillamente a fare un accendino con questa batteria, fa l'accendino con la batteria, praticamente metti i limoni, praticamente accende il limone, poi pensate un po', poi ci fumiamo una sigaretta, perché non fumiamo da secoli, a che ne dici, fumati la sigaretta, fai l'accendino per fumarti la sigarettina. Vladimiro ovviamente con le sue mani, smettila di leggere, voleva acculturarsi come te, poi aggiungeremo anni alla mia condanna per via dell'accendino, vedi un pochettino il mitico pelatiello, il pelatiello ovviamente non sa che cosa dire, non sa che cosa fare, si trova in una brutta, bruttissima situazione, vedete, e ho capito, Vladimiro infatti dice, ma perché devo fumare, perché devo fare un illecito, chi è il codice 48, Vlad, sono io, è arrivato Vlad, esci da questo luogo, buona fortuna, stati bene, beh, alla mia prossima proposta. Vedete il ragazzo con le spalline praticamente un po' strane, con le spalle strette, praticamente è tempo di andare a lavorare. Vladimiro, ecco qua il suo compagno di cella, il tutologo, questo è il nostro materasso sporco, brutto, sottile, puzzolente, questo ovviamente è il nostro banco, questa è la nostra cella con la finestra per aerare, qui dentro che cos'è? Per buttarci la testa, per appendere qualcosa, il lavandino se vuoi ovviamente fare il lavandino, e il gabinetto se vuoi fare pipì o cacca, pensa un pochettino, e questa è la tua cella, tu vivi qui dentro, pensate un pochettino che brutto ragazzi, il carcere, pensate un pochettino, vivere in una cella praticamente con un'altra persona a leggere sempre lo stesso libro, a fare le flessioni, una cella poi malandata, pensate un pochettino, veramente con un gabinetto, vedete, e un lavandino, e questa è la vita, è lo specchio per farti bello, praticamente un asciugamano puzzolente. Andiamo a vedere, eccolo qua praticamente il nostro caro amico. Mamma mia, chi ti ha fatto niente, praticamente non vai, vattene praticamente di qua, vai a lavorare caro Vladimir, addirittura qui dentro c'è veramente di tutto e di più, e dobbiamo andarcene praticamente da quest'altra parte qua, vedete c'è un posto molto molto particolare, un posto molto particolare questo qua, dove vive Vladimiro, vedete un pochettino, se andiamo di qua possiamo trovare brutte situazioni, vedete un pochettino, guardate lui che praticamente ci guarda, e nessuna torcia, mi devi dare la torcia, praticamente la sveglia di mamma, praticamente per dirmi ovviamente che ore sono, qui dentro che c'è il mostriciattolone, fa anche un po' paura questo gioco di Vladimiro, dobbiamo dire, vedete qui dentro che c'è il contatore elettrico, praticamente non riusciamo
riusciamo a vedere niente, praticamente non abbiamo un'arma, non abbiamo una torcia, non abbiamo veramente niente. Dobbiamo capire dove prendere praticamente questi oggettini, quindi cerchiamo un attimo di vedere, un attimo forse sta qui dentro qualcosa, dove sta, praticamente di lui non ci fa passare, praticamente è di qua, forse c'è lo scatolone col pacco Amazon, pensate un pochettino, col corriere che ci ha dato il pacchetto praticamente, quindi dobbiamo prendere la nostra torcia, vedete un pochettino questo, se... Mamma mia, questo piglia a casa. Ma che buco, ecco qua, ci piglia proprio a pugni in faccia praticamente. E goccioliamo sangue. Vedete un pochettino, guardate con la videocamera che ci guarda praticamente. Ci dice di andare avanti, ci dice di andare avanti e non indietro, ma dove devo andare praticamente non lo so nemmeno io, ragazzi. Molto molto brutta questa situazione con Vladimiro, come potete vedere. Vedete un pochettino, oh, piglia lo scatolone praticamente, piglia di sto scatolone e apri sto scatolone, forse dobbiamo aprire lo scatolone, ecco qua, ti piglio lo scatolone, ecco qua, piglia di sto scatolone. Questo colpisce, pensa un pochettino, questo colpisce, ti piglio lo scatolone, vedi un pochettino, e dobbiamo capire un attimo con Vladimiro cosa fare, ragazzi. Forse la torcia sta qui dentro, pensate un pochettino, e il personale non autorizzato non può toccare niente, forse questa damigiana, il mocio vileda ti piace, andiamo a vedere, andiamo a cercare ovviamente di prendere qualcosa, ma non vedo niente di che. Ciao giocorellone, oggi pubblicherò Brawl Star se ce la farò, cara Monica Francesco. Vuoi giocare a Brawl Star col tuo amico, il giocherellone praticamente, forse ci giocheremo. Vedi un pochettino qui sopra, c'è anche la sveglietta, pigliati sta sveglietta e pigliati sta sveglia, ecco qua, e qui sopra penso un pochettino il bombolone, ecco qua, ti piglio il bombolone direttamente qui sopra, fum, ecco qua, cerchiamo di aprire questa porta e finalmente stiamo arrivando a destinazione, ecco qua, insieme agli altri detenuti. Carissima Monica Francesco, ce ne andiamo praticamente qui sopra, cerchiamo di capire cosa andare a fare. Prigione, sei tu quello che dovrebbe essere rilasciato, quindi ora aspetto qui praticamente, vediamo un pochettino se posso aspettare. Vedete lui col computerino che cosa farà praticamente, che cosa sta succedendo, si sta andando a fuoco tutto, pensa un pochettino, penso che riuscirò a passare praticamente, quindi devo accovacciarmi, penso un pochettino, mi vado ad accovacciare e passo praticamente qui sotto perché si era bloccato tutto. Vedi un pochettino qui sotto Vladimiro, pigliati sto coso, ovvero il vasetto di fuori, ti piace la Coca-Cola praticamente, ecco qua, il grande scopatore che ti saluta. Vedi un pochettino, devo essere rilasciato e quindi mi devo prendere delle fette di pane, ed ecco qua la cosariella. Vedi un pochettino, pigliati sto coso, ecco qua, assurdo, vedi un pochettino lui che sta facendo il fornetto a microonde, via di sto coso, boom, praticamente te lo butta praticamente di qua. Vediamo un attimo se riusciamo a passare. Vedete un pochettino questo carcere di massima sicurezza, vedi un pochettino, mamma mia ragazzi, che paura ti fa Carletto il principe dei mostri, le mitiche docce dove tutti quanti i gabinetti ovviamente in stile arabesco, dobbiamo dire la verità. Vedete un pochettino con Vladimiro che ovviamente è in una situazione un po' bruttariella, si sta trovando in una situazione un po' brutta. Qui sopra non bisogna entrare, forse tante porte, tante inutilità, pensate un pochettino, scopi da qualsiasi parte, vai a scopare, scopa sempre praticamente, come diceva il grande Vladimiro. Francesco, ragazzi, è arrivato il grande Francesco, come potete vedere noi siamo arrivati praticamente qui sopra. Ecco qua, vedi un pochettino Francesco, ti piace questo gioco, caro Francesco? Spero di sì, mi senti? Dimmi se mi senti, perché il tuo amico giocherellone ti fa vedere il gioco di Vladimiro, pensa un pochettino, vedi la scopa di Vladimiro. Andiamo a scendere praticamente da questa parte qua, caro Francesco, non avere paura, è un gioco molto 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 particolare questo, dove siamo dei soldati russi. Vedi un pochettino, mamma mia ragazzi, qui il grande rumore con la cassetta degli attrezzi. Vedi un pochettino, caro Francesco, ti sento bene, mi senti a bare praticamente, in stile necrologio, ti sento bare, ecco qua. E siamo finalmente riusciti ad arrivare a destinazione dopo 28 giorni di camminamento, carissimo Francesco, e ci troviamo qui in questo ambiente molto particolare, come puoi vedere. Vedi un pochettino con questa porticella, e dobbiamo stare attenti perché di qua non si scappa, caro Francesco. Apriamo la porticella, guarda qui, mamma mia, you lose me scarioschi mariesca shaglashki, ecco qua, mariesca scalasca. Ti piace questo gioco, Francesco? Vedi un pochettino, guarda qui sopra chi c'è, andiamo praticamente qui dentro, e che dobbiamo fare? Ci hanno
ingabbiato, praticamente ci hanno ingabbiato. Io sto venendo che devo vedere una cosa. Che devi vedere, caro Francesco? Che devi vedere? Il tuo grande amore con Sofia. Tu lo sai perché Sofia e Super Elia si sono lasciati, non so se lo sai perché, per quale motivo è successa una cosa un po' bruttariella, praticamente. In pratica Super Elia non ha dato supporto a Sofia col topo, il topo di mamma, penso un pochettino, il topo di mamma che praticamente si trova in questi ambienti molto molto bruttarielli, vedi un pochettino. Cerchiamo ovviamente di correre ed eccoci qua, praticamente lui ci dice di andare avanti per chilometri ed eccoci qua. Guarda, i soldati, tu sali in macchina con me, praticamente salgo in macchina per vedere dove ci porto, ovviamente. Quindi tutta questa cosa tendenzialmente inutile per fare che cosa? Siamo saliti in macchina in stile Roblox, ecco qua, vedi un pochettino, guarda un pochettino, apre tutto e ci porta via. Francesco, io ho dei post, quindi devo vedere se mi hanno commentato. Cristian Cirella, ragazzi, è arrivato Cristian Cirella, scusami del ritardo. Purtroppo, mi sono trovato a installare questo gioco e ci ha messo un pochettino di tempo. Cristian Cirella, ciao, oggi ti faccio vedere Vladik Brutar. Vladik è il nome di questo personaggio, un prigioniero molto particolare. Vedi, addirittura c'è il treno, tranquillo. Cristian Cirella, ti piace questo gioco? Guarda, questa macchina un po' sporca, ci troviamo in Russia, caro Cristian Cirella. Guarda, se ti piace questo gioco, metti mi piace ovviamente a quello che stai vedendo, perché stiamo parlando di un gioco creato da Vladislav Meshkeryokov. Pensa un pochettino, assurdo davvero, il grande ragazzo bielorusso, pensate un pochettino. Quindi ci troviamo praticamente uno sviluppatore solitario, l'ha sviluppato solo una persona questo gioco, assurdo, l'ha sviluppato, sono tornato, non mi hai commentato, dove non ti ho letto il commento, carissimo Francesco, non ho letto il tuo commentino e quindi dopo me lo vado a vedere, non ti preoccupare. Il giocherellone non ti lascia mai solo. Cristian Cirella, la Russia non mi piace, ma la vodka sì. Cristian Cirella, non bere la vodka, che poi diventi alcolizzato e si distrugge tutto il tuo corpo. Cristian Cirella, gli piace la vodka, ma la Russia no, non gli piace questa Russia. Siamo intanto arrivati in Russia, quindi dobbiamo vedere un pochettino una struttura molto particolare, un gioco sviluppato da un'unica persona. Pensate un pochettino, cerchiamo ovviamente di aprire col bottoncino, vedi un pochettino, dobbiamo premere il bottone ed entriamo da questo sviluppatore russo che è andato a sviluppare e a creare questo gioco per farci divertire. Pensate un pochettino, quindi cerchiamo ovviamente di andare ovviamente a cercare di premere ovviamente dei bottoncini. Vedete, ci troviamo in mio prigione numero 48, molto simile a Doom 3 ovviamente come gioco. Pensate un pochettino, vedete cosa sta dicendo tante cose interessanti. Dobbiamo prenderci, che cos'è, la lampadina, qui sopra prendete tutto ciò che vi serve per le missioni. Che devo pigliare? La torcia, praticamente piglia sta torcia, la torcia e il dosiometro, praticamente, ecco qua il mio codice, ecco qua la torcia per vedere i mostri, praticamente. Su Fortnite sono un mostro, Francesco, sei un mostro di Fortnite, sei un mostro orrendo, praticamente, dobbiamo dire la verità, che fa anche paura. Il Cristian Cirella non si ferma dinanzi a niente. Vediamo un pochettino quindi che cosa fare, come aprire ovviamente questo elemento da queste parti qua, e andiamo ovviamente, vedete un pochettino, spero che non abbiate oggetti. Guardate questo elemento, ha fatto la scansione, vedi la grande scansione in tempo reale, fa paura questo gioco, ti fa capire che cosa devi fare. Siete tutti completamente puri o impuri, guarda che grate, queste grate praticamente insonorizzate, vedete un po'. Vedete, e apriamo ovviamente questa parte qua. Qui sopra chi c'è, ragazzi? Guardate, un mitragliatore che spara addirittura, vedete un pochettino. Quindi ci potrebbero essere forse dei mostri, ragazzi. Il bagno, devi andare in bagno, ti devi vedere uno specchio che non riflette la nostra immagine. Ovviamente i bagni si aprono, ma in realtà cose tendenzialmente inutili inserite da questo sviluppatore giusto per fare atmosfera. Ed eccolo qua, il grande professore, vedi un pochettino, gli distrugge
già, ma il professore vedi, dice, non, mamma mia ragazzi, che sta facendo il professore col computer di 28 anni fa? Giocherone, ti ho scritto una cosa sopra. Che mi hai scritto, caro Cristian Cirella? Comunque buon Ferragosto a te, alla Giocherone. Grazie mille, carissimo Cristian Cirella. Vado subito a ricambiare gli auguri al caro Cristian. Pensate un pochettino, il nostro grande amico, il nostro grande follower, il nostro grande appassionato di videogiochi come noi. E quindi tanti auguri a Cristian Cirella, tanti auguri a questa vita che svolge Cristian Cirella, pensate un pochettino, giocando, studiando, lavorando e a volte amando anche la Russia, la Bielorussia. Pensate un pochettino, entriamo in questa mitica, ascensore, ovviamente tendenzialmente roba inutile, roba molto molto inutile, ragazzi, dobbiamo dire la verità. Perché fare tutto sto, diciamo, sto giro, quando in realtà il gioco non è altro che uno sparatutto in prima persona delle più brutali, ovviamente, azioni. Ho visto, praticamente, anche perché non stiamo facendo niente, siamo all'interno di questa grotta, praticamente all'interno di questo elemento, vedete, 30.000 cose create per il nulla, praticamente. Forse diventeranno delle ambientazioni di gioco, ma in realtà, vedete, molto molto bello. Sicuramente, guardate un pochettino questa cascata di letame, di fango. Cristian Cirella, eccolo qui, ecco il Cristian Cirella, il nostro caro amico, che direttamente da Twitch, ti ricordo sempre che ti puoi abbonare da Twitch se hai Amazon Prime, ti puoi abbonare, avere tutte le migliorie degli abbonati, tra cui le emoticons, i video dedicati, i video ringraziamenti, pensa un pochettino, e addirittura le canzoncelle, nonché i videogiochi su richiesta. Assurdo. Ecco qua, giocherellone, ti ho scritto sopra una cosa, eccolo qua, il grande Cristian Cirella, che ovviamente, ecco qua, professore, hai mai giocato al gioco Half-Life? Ovviamente il gioco, questo gioco, fa riferimento senza alcuna ombra di dubbio ad Half-Life. Come guardate questa scala senza corrimano, tu vai per questa scala tendenzialmente stupidella, progettata in una maniera ultra stupida, se uno scivola, vedete un pochettino le persone vestite come quelli là di Black Mesa, vedete ragazzi, come la copia ovviamente è palese, molto molto copiato, molto copiato da Half-Life. Pensate un pochettino, un po' tristariella questa cosa, queste scale senza corrimano. Oltre più se scendete, ulteriori istruzioni, scendiamo di qua, vedete un pochettino, e aspettiamo il grande professore. Vedi un po' il grande professore, che chissà che cosa vuole fare. Vedi, fatto molto bene, però sinceramente mi aspettavo una qualcosa di maggiormente, diciamo, simpatico, molto bello graficamente. Mi leggi un commento, il commento carissimo Francesco su Fortnite, che sei un mostro, la grande bravura di Francesco. Ragazzi, contattate Francesco se volete giocare con Francesco, sicuramente sarà lieto di giocare con voi. Pensate un pochettino, sarà lieto di giocare con voi. Ricordati Francesco che puoi venire sempre da Twitch per vedere la live a 16 noni. Penso un pochettino, questo Vladimir Brutal, veramente qualcosa di incredibile, di incredibilmente pauroso, a volte si potrebbe dire il pulsantone del Crystal Ball. Vedete, era un altro commento, il commento che sei un mostro di Fortnite, Ferragosto con me, Ferragosto con te, Ferragosto con tutti quanti. Guarda un pochettino qui sopra questo pezzo di letame, io vado a fare colazione dopo. Cristian Cirella, fai colazione con noi, scusami caro Cristian, perché te ne devi andare, rimani con noi a fare la tua grande colazione. Pensate un pochettino, la colazione del grande Cristian. Pensate un pochettino, qui abbiamo questo reattore atomico, ma il reattore atomico in realtà non sta facendo niente di che, quindi veramente Vladimir Brutal, un po' tristariello, un clone, un forte clone, pensato un pochettino, di Half-Life, però devo dire la verità, mi rattrista un pochettino, perché in realtà non stiamo facendo veramente niente. E vabbè ragazzi, quindi che dirvi, sono situazioni forse un po' brutte queste qua, e non so ovviamente cosa altro fare. Pensate un pochettino, quindi andiamocene praticamente qui sopra, abbiamo usato la nostra torcia
ma non sta succedendo niente. Non mi piace ovviamente questa dispersione ovviamente di situazioni, ovviamente molto 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 strane, dobbiamo dire la verità, che si vanno appunto a creare, che si vanno appunto a creare. Abbiamo questa, ah, eccola qua, la mitica leva praticamente inutile da tirare, cioè ora tirate la leva Z2, ecco qua Z2 che si aprirà fra poco. Vedete ragazzi, tendenzialmente un modo un po' stupidello secondo me di far perdere tempo, di far perdere tempo a che cosa? Si apre qua e devi aspettare di tirare la leva, ecco qua, tira la leva Z4, ma che senso ha ragazzi? Molto triste ovviamente, devo dire la verità, questo tipo di cose inutili, alla fin fine non c'è una storia, praticamente tiro le leve e devo aspettare ovviamente, e la leva Z5, ma che senso ha? Che senso ha ragazzi una cosa del genere? Voi lo sapete, pensate un pochettino, veramente una cosa tristariella. Vedete un pochettino, sì, il raggio laser, il reattore che ovviamente è stato fatto, mo scoppierà sicuramente tutto e usciranno i mostri da fuori, ecco qua la solita cosa, la grande inventiva. Che cosa sono fatto? Sono morto, non si sa ovviamente che cosa sta succedendo. Diciamo che sono cose abbastanza scontate che secondo me potevano essere anche evitate di essere inserite. Un po' noioso ovviamente, soprattutto per chi ha giocato a Half-Life e per chi ha giocato ad altri giochi, nel senso che senso ha perdere tutto questo tempo nel fare questa storia tendenzialmente inutile. Sì, ok, è caduto tutto, molto bello graficamente, senza alcuna ombra di dubbio, però ovviamente dobbiamo dire le cose come stanno, non ci aspettavamo un gioco di questo tipo, dobbiamo dire la verità, non ci aspettavamo un gioco di questo tipo, nel senso che pensavamo che sicuramente il titolo fosse maggiormente, diciamo, forse maggiormente d'azione, ma in realtà mi leggi, certo che ti leggo, caro Francesco, perché non dovrei leggerti, ecco qua. Andiamocene quindi da quest'altra parte qua, non sappiamo ovviamente cosa fare in questo titolo un pochettino scocciante, dobbiamo dire la verità. Vedete, non ci dice sicuramente, ok perfetto, hai pigliato, ecco qua il mitico piede di porco, caro Francesco giocherellone, caro Francesco ti leggo, tu mi senti? Ecco qua, abbiamo preso questo piede di porco, ovviamente dobbiamo capire un attimo cosa andare a fare, vedete ragazzi, a distruggere questi oggettini molto particolari, e dobbiamo quindi capire, vedete un pochettino, cos'altro ovviamente andare a compiere. Forse possiamo infilarci qui dentro, non lo sappiamo, forse dobbiamo distruggere questa leva. Francesco, ti leggo caro Francesco, il computer indistruttibile, addirittura qui sopra il soldatello che ovviamente è stato attaccato, ecco qua col piede di porco, che devo fare? Non lo so, un po' poco intuitivo, dobbiamo dire la verità ragazzi, questo gioco, ma poteva essere sicuramente fatto meglio, vedete un pochettino, poteva essere sicuramente fatto meglio, forse devo arrampicarmi praticamente qui sopra per poi dopo cercare di uscirmene, ma, ecco qua, vedete sicuramente a questa parte qua, ecco qua, possiamo andarci ad abbassare e quindi infilarci praticamente qui dentro, usiamo la nostra torcia per vedere, vedete ragazzi, qui dentro, ecco qua, la grata non si apre praticamente, questa è ovviamente la parte dove c'è l'aria, attenzione che si scende, perfetto, si scende e non si sale, perfetto, andiamo a caricare cose o azioni inutili, ecco qua, due azioni veramente inutili. Mi dispiace per lo sviluppatore che sicuramente voleva dare sicuramente, mamma mia, direttamente un mostro praticamente in faccia, perfetto, fatto molto molto bene anche graficamente. Che cosa è praticamente, vedete un pochettino l'esperimento con questi mostri che ovviamente stanno andando ovviamente ad arrivare dappertutto, vedete ragazzi che cos'è, ma arriveranno mostri veramente a tutta forza, dobbiamo capire un attimo che cos'è un medikit praticamente, ecco qua, pigliati sto medikit per distruggere ovviamente tutto. Francesco, ti leggo, andiamo a prendere ovviamente questi oggetti che ci permetteranno ovviamente di curare anche la nostra persona, in questo ovviamente super clone di fatto anche molto molto bene del mitico Half-Life. Pensate un pochettino, qui sopra c'è questo fuoco,
un fuoco particolare, dobbiamo stare attenti. Ecco qua il grande amico praticamente qui sopra che andiamo ovviamente a cercare, il biscione, vedi il biscione immortale, pensate un pochettino, il biscione immortale, assurdo davvero. Cerchiamo ovviamente di aprire ovviamente tutti questi armadietti e di capire un attimo, vedete un pochettino questi biscioni che stanno dappertutto. Ti piace il biscione? Se ti piace il biscione, metti mi piace al biscione. Dobbiamo sicuramente chiudere questi oggetti, come potete vedere, quindi dobbiamo andare sicuramente da quest'altra parte qua. Vediamo un pochettino la torcia che ovviamente si va a spegnere, l'unica torcia che dopo un po' si spegne, pensate un pochettino, assurdo, un po' triste questa cosa. Grandi fotocopiatrici aziendali, la cosa dell'acqua, qui sopra andiamo a distruggere tutto, e i biscioni, chi è? Ah, eccolo qua, vedete un pochettino qui sopra il piantone, vedi un pochettino, fa caro Francesco. Sono momenti veramente incredibili, momenti che ti fanno capire determinate cose. Qui sopra sta succedendo veramente di tutto e di più. Vladimir, brutal, talmente brutale che non riesco a proseguire. Pensate un pochettino, con queste cose praticamente qui sopra, con questo fuoco che praticamente assiduamente si trova qui sopra. Sì, ok, perfetto, siamo scesi. Che dobbiamo fare? Vladimir Brutal, ecco qua, qui sopra. Che dobbiamo fare? Apriamo i vari armadietti, praticamente prendiamo ovviamente questi oggetti che in realtà ci servono a buon poco. Ci servono praticamente, ecco qua, vedete un pochettino, ecco qua, vai a chiudere sta cosa. Abbastanza stupidello come gioco, devo dire la verità, dobbiamo dire la verità. Perfetto, abbiamo chiuso ovviamente questa parte qua, i biscioni. Che sta succedendo? Che si è sentito male? La pistola, pensate un pochettino, ha trovato la pistolina. Francesco, non leggi ancora il commento che ti devi iscrivere nel mio? Ti devo iscrivere, ma no, non c'è lo, non è, c'è l'anti-spam, caro Francesco, c'è l'anti-spam. Se scrivi determinate cose, YouTube ti blocca per lo spamming. Per lo spamming non puoi scrivere queste cose, e lo so, carissimo Francesco, però nel momento in cui scrivi che devo iscrivermi al tuo canale, YouTube ti blocca in maniera automatica, caro Francesco. Va bene, signori, che dirvi di questo Vladik Brutal, un gioco che fa il verso sicuramente ad Half-Life, ma sicuramente, diciamo, scoccia per delle situazioni anche abbastanza inutili che potete ovviamente andare anche voi a visionare, ragazzi. Pensate un pochettino, non si può nemmeno andare giustamente a caricare il gioco, mi stanno anche uccidendo, come potete vedere. È un po' tristarello questo gioco, me ne avevano parlato bene, ma in realtà non mi è piaciuto. Voto sicuramente sul 4,5-5, diciamo 5 per una bella grafica. Va bene, signori, io vi ringrazio per la visione. Se vi piacciono i miei video, sapete benissimo cosa fare. YouTube e Twitch sono i principali social network del giocherellone, gli altri li trovate nel box in descrizione. Pensate, giocherellone, ultime due cose, dimmi Francesco caro, che devi dirmi? Ecco qua, Cirella Cri, ciao, dopo, hai fatto colazione? Spero che tu abbia fatto un'ottima colazione. Giocherellone fra poco ti porta anche un altro grande gioco, un gioco però basato sul retro gaming. Quindi ragazzi, che dirvi, aspettiamo ovviamente Francesco cosa ci dirà. Intanto iscrivetevi, se potete abbonatevi, i canali principali del giocherellone sono i soliti: YouTube, Twitch e TikTok, dove potete vedere i video, commentare, mettere mi piace e vedere addirittura le live. Quindi iscrivetevi a questi tre grandi social network. Io vi ringrazio e per il resto ci vediamo tra qualche minuto con un gioco, uno domani Roblox, oggi non lo so, Francesco, devo vedere un pochettino con la programmazione della giornata in base a quelle che sono le richieste dei miei follower. Grazie mille ragazzi per la visione, ci vediamo tra poco, ciao dal giocherellone.